Credo che questo sia stato il grande insegnamento che i Fighting Soul poi hanno passato alle generazioni future, quello che si può ballare per strada, essere credibili, ma anche riuscire a fare di questa disciplina un lavoro. Vengo dalla provincia di Padova, esattamente da Cittadella, quindi un paese molto piccolo e anche veramente molto ristretto anche di vedute da un certo punto di vista, almeno quando ero piccolo io. Non avevamo il contatto con la cultura americana, non c'era internet, non c'era YouTube, non c'erano i social, era sempre molto difficile ottenere informazioni. Quello che mi è successo è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ero ad una sagra paesana dove c'era la discoteca all'aperto e c'era un ragazzo che oggi definirei quasi un pagliaccio che faceva, come posso dire, aveva aperto il cerchio e cercava di ballare la break dance, vestito in una maniera improponibile, pieno di muscoli, faceva la verticale su un braccio, ma io non so spiegare cosa è successo quel giorno lì. Io sono rimasto a bocca aperta. E io in quel momento mi sono detto: io voglio ballare la break dance. Tanto che andai da questo ragazzo, presi tutto il coraggio che avevo e gli dissi: ciao, sono Paolo, vorrei tanto imparare la break dance, mi insegneresti? Questo mi guardò dritto in faccia e mi disse: no, si girò e andò via. Bene, questo è stato il mio primo rifiuto. Vabbè, fatto sta che la prima lezione che mi ha insegnato il breaking, il b-boying, è stato quello di non mollare mai, neanche di fronte ai grandi rifiuti. Quindi cosa feci? Questa è una storia che non molti sanno. Cercai da ragazzino all'età di 14 anni, ero in terza media, cercai un insegnante di breakdance. Quindi mi dissero che c'era Claudio, il meccanico di Cittadella, che era bravissimo a ballare la breakdance. E quindi presi la mia bicicletta, andai da Claudio il meccanico, gli suonai il campanello di casa perché non c'erano i cellulari e gli chiesi se lui cortesemente era disposto a insegnare la breakdance, che io vedevo come quasi una forma d'arte, no? Quindi mai mi sarei aspettato la risposta che Claudio il meccanico mi diede, perché mi disse: basta che mi paghi, io ti insegno, chi ci vuole? E io risposi che di soldi non ne avevo, ero un ragazzino, andavo in giro in bici. E vabbè, fatto starmi, e lui mi rispose a sua volta: trova i soldi e torna qua quando ce li hai. Vabbè. E così feci, tirai su un po' di amici, mettemmo via tutti i risparmi che avevamo all'epoca e facemmo la prima colletta per il primo corso di breakdance di Cittadella. Vabbè, fatto sta che evidentemente ero portato per questa disciplina e dopo poco tempo, dopo qualche mese, ero molto più bravo del mio maestro e il mio maestro mi mostrò la via per la crescita e mi disse: Paolo, devi andare a Vicenza, alle poste, perché alle poste si radunano i grandi breaker, vedrai che loro avranno qualcosa da insegnarti. Allora, faccio una premessa sempre buffa perché voglio raccontare in maniera divertente questa cosa qui. Io ero convinto di essere bravo, avevo battuto Claudio il meccanico. Allora, cosa feci? Mi presentai a Vicenza alle poste il sabato pomeriggio e c'era la vera cultura hip hop nella sua massima espressione. I ragazzi col ghetto blaster, i giubbini di jeans con le toppe dietro, disegnate da ska, cioè. C'era un livello molto alto di, come posso dire, anche musicale. C'erano dei beats che io non avevo mai sentito perché a Vicenza c'era la base, la caserma Ederle, quindi la base americana, dove c'era il primo negozio fatto da Ciso, riposo in pace amico mio, dove c'era il Music Power, questo primo negozio di dischi rap, dove si poteva comprare i dischi rap in Italia. Vabbè, fatto sta che mi avvicino a questi ragazzi della scena di Vicenza, anche un po' fiero della mia bravura, e loro mi dicono: ah, tu chi sei? Ah, io sono Paolo, sono di Cittadella, mi ha mandato qua Claudio. Ah, ma balli? Sì, ballo. Ma ti va di ballare con noi? Sì, lo faccio volentieri. Insomma, me lo ricordo ancora, si chiamava Rappi questo ragazzo, dopo cambiò nome per diventare Rebel, è stato un esponente molto importante della scuola di Vicenza. Fece una singola entrata, la prima entrata, e fece una cosa che io non avevo neanche mai visto nei film,
Quindi rimasi totalmente a bocca aperta e mi resi conto che io e la danza eravamo due robe diverse, no? Nel senso, con rispetto alla scuola di Vicenza. E quindi dopo un po' io non osai entrare nel cerchio, ero terrorizzato dalla bravura di questi breaker. E alla fine mi dissero: ah Paolo, però non balli. E insomma dissi questa cosa qua: ah no, guarda, oggi ho un po' male alla spalla, sto fermo oggi, insomma, per raccontarvi la vera storia di come ho iniziato. Vabbè, fatto sta che dopo, uno dopo l'altro, li battei tutti i miei amici di Vicenza. Beh, qualcuno potrebbe anche non essere d'accordo su questa cosa qua, però cominciai a farmi strada e fondai una crew insieme ad Angelo, Silvio e Ricky, i Fighting Soul, attualmente ancora attiva, e per un lungo periodo fummo, credo, una delle crew più importanti che ci furono in Italia, anche perché riuscimmo ad apportare un approccio professionale al mondo del b-boying. Per raccontarvi un po' di fatti, siamo stati la prima crew ad avere un sito internet, i primi in assoluto, fightingsoul.com. Siamo stati i primi a creare uno street team, quindi avere un fan club a nostra disposizione che diffondeva la nostra immagine sul territorio. Ne facevano parte 300 ragazzi che si erano iscritti alla nostra newsletter, volevano le nostre cose, venivano ai nostri eventi. Siamo stati i primi ad essere sponsorizzati da testa ai piedi, avevamo sponsor New Era, avevamo Diesel, avevamo su una serie di brand, noi siamo stati la prima crew che era sponsorizzata dal mondo delle aziende, non era mai successo. Siamo stati anche la prima crew ad andare in televisione e praticamente fare tutta la televisione italiana, ma non da ballerini di fila, ma da ospiti. Siamo stati a Sanremo, siamo stati a Vota la Voce, siamo stati a Zelig, abbiamo fatto tutti i più grandi e importanti programmi della TV, avevano il marchio Fighting Soul, insomma siamo stati ospiti da MTV non so quante volte. Abbiamo portato un approccio professionale nel mondo del b-boying. Credo che questo sia stato il grande insegnamento che i Fighting Soul poi hanno passato alle generazioni future. Quello che si può ballare per strada, essere credibili, ma anche riuscire a fare di questa disciplina un lavoro. Tanto che noi fummo in grado di produrre anche la prima videocassetta di breakdance professionale in Italia, con proprio con un montaggio professionale, un editing di un certo livello, che fu distribuita con logo, con musiche originali, con grandi, come posso dire, anche partecipazioni di personaggi del mondo dell'hip hop che erano, come dire, ospiti all'interno della videocassetta. Fu una sorta di primo esperimento di quello che poteva essere una videozine del mondo del breaking. Devo dire che c'è ancora in rete questo video, insomma, e ne vado ancora molto fiero. Io ho scritto per tanti anni su Elle, il magazine che poi l'operatore che sta dietro a questa telecamera, insomma, ha fondato, che è stata la prima fanzine, ma proprio non fanzine, è un vero magazine di cultura hip hop in Italia. Pensa che io fui testimone della stampa del primo numero, che era ancora in bianco e nero, fanzine, e conobbi Sid, credo a una Gemma Padova, se non ricordo bene, se non ricordo male. Devo dire che trovai molto interessante il suo approccio e fui anche molto colpito dal processo che riuscì a fare Sid, perché partire da una fanzine in bianco e nero ciclostilata, arrivare a fare un magazine di taglio nazionale che raccoglie tutta la scena, carta patinata, colori, con le pubblicità, devo dire che insomma è stato fatto un grande lavoro sia da Sid che da Paola. Io cominciai a scrivere su AL e mi occupai della rubrica proprio dedicata al breaking, quindi al b-boying, alla breakdance. Anche questa è una storia simpatica e buffa da raccontare, perché mi trovo in Australia, sono stato 2 mesi in Australia, finito il liceo, ed è stato il momento in cui ho avuto una profonda crisi nel mio mondo dell'hip hop, nel senso che ero quasi tentato di smettere di ballare, avevo pochi stimoli all'epoca. Fatto sta che conobbi una ragazza che mi piaceva molto e che mi invitò anche a casa sua per cena. Io ero anche convinto di, come posso dire, di realizzare quella sera probabilmente. Però mi aprì la porta a suo marito, che era un prete, e ho scoperto che i preti in Australia devono mantenersi da solo, non c'è il Vaticano, l'8 per mille, insomma, sono un po' imprenditori i preti australiani. Allora, chiacchierando del più e del meno di Gesù e del Vangelo,
mi chiese come stavo facendo business io in Australia. Ho detto, io non sto facendo business in Australia, sono in vacanza. E lui mi rispose, ma perché non pensi anche a fare business? E io ero veramente spiazzato da questo suo approccio imprenditoriale, da businessman alla vita. E gli chiesi, spiegami cosa intendi? E lui mi fece questi esempi. Ad esempio, hai visto una bella serie televisiva, un bel film? Sì, cioè, fatto da una produzione australiana, io dico sì. Ecco, perché non ti rechi dalla casa di produzione e gli dici che tu vuoi andare a vendere i diritti del loro format in Italia? Tanto loro non hanno niente da perdere. Tu cos'hai da perdere? Vai lì, se ti dicono di no, ci hai provato. Ok. Mi sembrava un po' ardita come cosa. Ho detto, oppure hai letto un bel libro fatto da uno scrittore australiano, tu stai studiando lingue, perché gli avevo raccontato che stavo studiando lingue. Fai la traduzione. Tu proponiti all'editore italiano di aver tradotto questo libro australiano e ti fai dare i diritti per la traduzione. Tra le varie cose che mi propose di fare, alcune strampalate, alcune con molto senso, mi disse perché non compri una macchina fotografica, fai delle foto alla scena hip hop australiana, torni in Italia e vendi un articolo a un magazine. Allora cosa feci io? Mandai una mail a Sid dicendo che ero un breaker di Vicentino, di Padova, insomma di quella zona lì del Veneto, e che ero stato in Australia e che mi offrivo di regalargli un articolo, perché non ero ancora così bravo a vendere. E sì, della Paola mi dissero perché no, e quindi pubblicai il mio primo articolo sulla storia e la scena hip hop australiana di 2 pagine. Poi mi viene chiesto di fare il secondo numero di questa storia illustrata della scena hip hop australiana, e al terzo numero ricevetti finalmente la telefonata di Paolo che mi diceva, ti piacerebbe occuparti della nostra rubrica di breaking? Ti possiamo anche pagare, credo, 50.000 lire, una roba del genere, che per me era già un grande traguardo. Detto questo, imparai, grazie a questa esperienza dell'Australia, uno, che si può fare business sempre, e che non dobbiamo avere paura di tentare le strade anche più inconsuete, perché alla peggio ci possono dire di no, e quando ci dicono di no chi se ne frega. E la seconda cosa che mi ha insegnato è che se voglio veramente una cosa, perché non posso provarci e metterci la faccia e impegnarmi? Perché io per fare il redattore di Elle mi impegnavo molto, scrivevo gli articoli, ci lavoravo di notte, anche perché io all'epoca avevo un lavoro e non ero molto a disposizione della mia eventuale professione di giornalista, anche se non volevo fare il giornalista. Quindi scrivevo gli articoli di nascosto all'interno durante le ore di lavoro, cioè ho fatto di tutto, poveretti, se lo sapessero mi licenzierebbero dopo 20 anni ancora. Perché io avevo questa passione per l'hip hop, è una cosa che era travolgente per me, non avrei mai voluto fare nient'altro nella vita, avevo quella che viene chiamata la fotta, no? Devo dire che senza Elle non credo che avrei iniziato la mia carriera che oggi faccio, quella delle pubbliche relazioni, che sono molto basate sulla scrittura, perché mi occupo di ufficio stampa, e quindi concentrarmi molto sulla scrittura per scrivere degli articoli che avessero un senso e fossero facili da capire e che fossero divertenti e che avessero un loro flow, questo lo devo anche ad Elle, secondo me, che mi ha dato la possibilità di diventare pubblicista, si dice, quando firmi tot articoli poi diventi pubblicista. Vabbè, e poi insomma il passo è stato abbastanza netto, dopo anni e anni di attivismo nel mondo dell'hip hop, la cosa non mi bastava più. Ho organizzato tantissimi eventi, tantissime gen, ho portato breaker americani in Italia, ho portato Ken Swift, ho organizzato un evento con lui, ho portato Crazy Cujo, ho organizzato contest. Cioè, per me l'hip hop è sempre stato do or die, cioè non c'era pausa, ballo e basta, ma era contribuire alla scena in qualche maniera. Per carità, anche per un tornaconto personale, che dovevo camparci di questa roba, era il mio lavoro fare il breaker, però quello che volevo fare era contribuire all'evoluzione della scena hip hop. Era un amore folle che avevo per questa cosa qua, che va oltre il concetto di mania, perché secondo me tra la passione e la mania c'è una linea molto sottile,
Cioè, io mi svegliavo la mattina, il mio primo pensiero era il breaking e l'hip hop, l'ultimo pensiero quando andavo a dormire era il breaking e l'hip hop, cioè io non pensavo ad altro, e questa roba qua era il mio motore tutti i giorni, cosa che ho cercato di portare nel mio nuovo lavoro. Io dico sempre ai miei dipendenti, che sono 15 più altri 10 perché ho due attività, gli spiego sempre questa cosa: io lavoro come se fossi un breaker. Quindi, come balla un breaker? Come si deve comportare un breaker? Uno, deve puntare all'evoluzione stilistica, imparare i passi, deve allenarsi come un pazzo focalizzato, perché alcuni di questi passi sono molto complicati e richiedono molta preparazione e molto tempo per essere imparati. Ma una volta che il passo è stato appreso alla perfezione, il punto è che tu devi renderlo tuo, devi metterci la tua firma. Quindi questa è una cosa che io ho trasferito nel mio mondo, nel mondo del lavoro dopo l'hip hop. Per cui noi dobbiamo, all'interno della mia agenzia ProBeat Agency, devo conoscere perfettamente la tecnica di ufficio stampa e perfettamente le tecniche di comunicazione, le strategie, ma poi devo personalizzare tutto il mio approccio. Devo essere unico nella firma che metto ProBeat nei progetti di comunicazione. Non basta essere tecnici, deve essere tecnico con il soul, con l'anima, con il flow, con la tua personalizzazione, con il tuo stile. Ecco, questa è la cosa che mi ha insegnato l'hip hop, che intanto bisogna impegnarsi, è do or die, ma quando sei anche molto tecnico non basta se non ci metti del tuo e contribuisci all'evoluzione dell'intera cultura hip hop. ProBeat è nata ancora grazie alla danza, nel senso che tutti i soldi che guadagnavo ballando, facevo gli spettacoli, sono confluiti all'interno di ProBeat. Mi ricordo una telefonata che fece la mia socia e compagna Emanuela Schiavone, le dissi, ero al Future Show a ballare, avevamo guadagnato credo 800.000 lire, che sarebbero più o meno 400-500 euro di oggi, e la chiamai al telefono dicendo: Manu, abbiamo i soldi per comprare i divani, finalmente, perché avevo un ufficio due piani sottoterra. Sono partito con i soldi che avevo, no? Non i soldi di papà o i prestiti che le banche non mi avrebbero fatto, quindi siamo partiti molto dal basso, veramente underground, due piani sottoterra senza luce naturale, solo luce artificiale, per poi con l'impegno e lavorando come un breaker, impegnandosi tutti i giorni per crescere, e quindi siamo passati da due piani sottoterra, ed era un ufficio di 100 metri quadri, a un piano sottoterra per 400 metri quadri, ed oggi siamo all'ultimo piano di un palazzo stupendo di Milano sui Navigli, 800 metri quadri, l'ultimo piano, come vi dicevo, di un bellissimo palazzo che mi fa anche da ufficio di rappresentanza, cioè tutte le persone che invito qui, insomma, stiamo parlando di un ufficio di un certo livello. Questo come è stato possibile? Lavorando sodo, e anche grazie alla danza, perché la danza sovvenzionava i mobili, i computer, le connessioni internet, insomma tutto quello che volevo fare, i miei sogni. Devo dire che una cosa che mi ha insegnato la danza è che io posso ottenere molto più di quanto sono in grado di sognare, perché ad esempio io quando ho iniziato a ballare io non ho neanche mai nemmeno immaginato di poter fare quello che ho realizzato con la danza, e lo stesso vale per la ProBeat. Perché insomma non credo di peccare di presunzione nel dire che insomma rappresentiamo una delle agenzie più forti che ci sono in Italia in questo momento. Non dico chi, il numero uno, il numero due, il numero cinque, ma di certo ProBeat Agency ha un peso nel panorama nazionale e anche europeo. Non per niente lavoriamo per importanti marchi come Foot Locker, come Vans, come ISPA, come New Balance, Sergio Tacchini, Moleskin, lavoriamo per Amazon, per Wrangler, per Timberland. Sono tutti nomi che non ti devo neanche spiegare di quale azienda stiamo parlando, perché la conosciamo tutti. Allora, quando un'agenzia ha questi nomi e che danno fiducia all'agenzia, vuol dire che insomma che un percorso importante l'hai fatto. L'agenzia che oggi è la mia principale fonte di reddito e dal quale partono altri progetti anche collaterali. Lo dico sempre, lo dico da una vita, io credo di avere un'intelligenza media. Non essere particolarmente intelligente, non l'ho mai pensato, sono convinto di essere una persona con limitate capacità. Ma mi sono fatto delle domande quando ero ragazzo,
dato che avevo anche delle profonde difficoltà con il mondo dei numeri, io e i numeri non andiamo proprio d'accordo, cioè credo anche di avere dei problemi di discalculia, anche se all'epoca non veniva neanche diagnosticata questa cosa qua. Detto questo, di fronte alla mia totale incapacità di comprendere i numeri e di ragionare con loro, se io lavorassi in banca la farei fallire dopo 5 minuti, mi sono chiesto quando avevo 20 anni, ma a me cosa riesce bene, cosa che mi viene naturale? E ho cercato di scomporre i processi mentali che mi vengono bene. È una roba un po' strana da raccontare, se volete, perché non credo molti facciano questo ragionamento, ma mi sono detto, sono partito da quello che mi viene bene, io sono bravo a scrivere, sono bravo a parlare e a spiegare. Quindi che lavori potrei fare, mi sono chiesto, forse potrei fare l'insegnante, è una cosa che potrei fare, me la sento nelle mie corde, potrei fare il giornalista, potrei fare lo speaker probabilmente, no? Io sono bravo a argomentare le cose. E ok, da qui ho cercato di fare un passo ancora più indietro, ma dato che sono bravo a fare queste cose, come lavora il mio cervello? E mi sono reso conto, dopo tanti ragionamenti, che io sono molto bravo a vedere la relazione tra elementi sconnessi, apparentemente sconnessi. Cioè, tu mi dai una centinaio di elementi e io è come se vedessi immediatamente la rete che collega tutti gli elementi. Non so come faccio, io vedo la ragnatela immediatamente. Ed è per questo che per me spiegare le cose è facilissimo. Scrivere per me è facilissimo. Cioè, io quando scrivevo i comunicati stampa, ormai non li scrivo neanche più, c'è qualcuno che lo fa per me perché ormai mi occupo di altre cose, ma per me scrivere un comunicato stampa era la cosa più facile del mondo. Un'azienda mi diceva quelle informazioni disordinate e io vedevo immediatamente lo schema e lo semplificavo. Quindi cosa voglio dire con questo discorso? Cercate di capire tutti, il mio consiglio, come funziona il vostro cervello. Non sto parlando del talento, io ci credo molto poco al talento, ci sono delle persone che sono dei talenti, ma ne conosco pochissimi, e le altre che conosco io sono gente che si fa un culo così, ok? E, al di là di questo, vi vorrei dire, cercate di capire come funziona il vostro cervello, cosa vi viene bene, siete bravi nelle arti grafiche, super, cercate di andare indietro, cercate di vedere perché siete bravi a fare questa cosa qua, siete bravi a scrivere le rime, bene. Da cosa arriva questa cosa qua? Cioè, come funziona il vostro cervello? Ve lo siete mai chiesti? Io, quando faccio i colloqui, oggi in ProBit, una domanda che faccio sempre è: e tu cosa ti senti bravo a fare? Cos'è che ti viene naturale fare? La 95% delle persone mi risponde sempre: non lo so, non mi sono mai posto questa domanda. Io vi inviterei a porvi questa domanda, perché è un trucco pazzesco, poi la vita diventa facile.